Il libro che stiamo per raccontare qui nel posto delle parole è un libro molto particolare. Particolare lo scopriremo fra poco nel corso di questa conversazione. È particolare già dal titolo, una signora impressionante. Tra l'altro la casa editrice, lo ricordiamo, Edizioni Casa Grande di Bellinzona in Svizzera, e l'autore è insieme con noi per questa conversazione. Giuliano Scabbia, buonasera. Buonasera. E grazie per essere insieme con noi per raccontare di questo libro, che è un libro sulla poesia, ma ha uno sguardo sul teatro, sul mondo, sulla lingua. In sostanza un libro molto singolare, ma proprio perché molto plurale. Ricordo i nostri ascoltatori, leggendo in quarti di copertina, che Giuliano Scabbia è drammaturgo, poeta e narratore ed è considerato uno dei più importanti scrittori italiani. Tra i suoi romanzi, Il lato oscuro di Nane Oca nel 2019, L'azione perfetta di 4 anni fa, poi In capo al mondo nel 1990. Ha pubblicato anche libri di poesie, Canti del guardare lontano nel 2012, poi L'opera della notte nel 2003, Il poeta albero nel 1997. Tutti questi libri sono pubblicati da Einaudi, mentre con le edizioni Casagrande ha pubblicato Il tremito, Che cos'è la poesia? E quindi Lettere a un lupo. Ecco, io ricordo molto bene Tremito, Che cos'è la poesia, perché comprai quel libro proprio per il titolo, Il tremito, Che cos'è la poesia? Ecco, a questa domanda abbiamo anche le risposte proprio in questo libro che noi percorreremo, seppure nella brevità di questa conversazione. Allora, Giuliano Scabbia, cominciamo subito dalla copertina, perché quando le copertine hanno qualcosa da raccontare e sono anch'esse molto singolari e ci impressionano, desideriamo che il nostro ospite ce la faccia vedere con parole sue. Prego. Beh, c'è un monte, c'è un cavaliere, c'è un addentrarsi, è un po' un monte simbolico disegnato, creato dal mio collaboratore Riccardo Fattori, per un canto che ho scritto qualche anno fa e che è stato scelto dall'editore. Fra varie possibilità, ecco, è una copertina un po' misteriosa che attira per questo, forse. C'è dentro un cammino, c'è una prospettiva d'alberi, c'è come un clima di mistero. Come un clima di mistero, Giuliano Scabbia, però lei ha detto ha citato la prospettiva, ha citato il cammino. Ecco, proprio questa parola, cammino, noi la prendiamo perché il cammino è importante. Su questo monte c'è un cammino ed è un monte pieno di simboli, e che cos'è più simbolico di una poesia? Ecco, e questa signora lei la definisce impressionante. Come mai? Ma forse se vi leggo alcune righe si capisce meglio. Prego, prego. Allora, proprio quasi all'inizio del libro ho messo questa pagina. Quando due o più poeti che consuonano si trovano insieme, accadono alchimie, come fra amanti. Emergono apparizioni di sensi e dialoghi a volte impressionanti, inaspettati, non più chiacchiere ma veggenze, non accademie di lettura per carità, ma incontri, come quando Dante va nella Valletta e trova i maestri. Un giorno di qualche anno fa mi sono trovato in dialogo col poeta Gianni D'Elia dalle parti di Castiglioncello in Toscana. Avevamo letto a due voci, un po' cantando, un po' recitando, il suo libro Trovatori, e poi avevo letto poemi da Opera della Notte. Eravamo eccitati, un po' fuori di testa, in poetry. Sul bordo di una valletta ci siamo trovati testa a testa, accanto, come due cavalli in tensione. Ci guardavamo. A un certo punto ho detto:
quando sento venire certi momenti della poesia che mi portano via, devo stare attento. Per esempio, se guido la macchina, devo stare attento, sbaglio strada. Vedo solo una gran luce e mi scordo le svolte. Ci vedo benissimo e non vedo niente. La poesia è una signora impressionante. Allora Gianni ha detto, perché non lo scrivi che la poesia è una signora impressionante? Ecco, questo è quando mi è apparso per la prima volta il nome. Una signora impressionante la poesia. Sarà impressionante, certo, ma la parola impressionante noi la usiamo, Giuliano Gabbia, con un significato a volte che è impressionante perché è in forma quasi di stupore negativo. Però qui una signora impressionante è una figura che lascia un segno dentro. È qui l'impressionante che scopriamo, spero di aver letto bene il suo libro, Giuliano Gabbia, che scopriamo per l'appunto in questo suo libro. Eh sì, che lascia un'impressione, imprime, e fa anche un po' paura, perché porta via, porta dentro un qualcosa che sta accanto, che sta oltre, e impressiona così fortemente che si impadronisce per qualche momento della mente. Ecco, e questo impressionante ha due o tre sensi, ma due sicuramente. Uno è molto positivo, lascia un'impressione profonda, e l'altro lascia anche uno sgomento perché rivela qualche cosa che non si vedeva prima. Giuliano Gabbia, leggendo il suo libro è un po' come entrare a casa sua. Lei ci fa accomodare, ci racconta di quello che ha visto, incrociato lungo la sua strada, della sua vita letteraria e drammaturgica e non solo. E noi siamo lì compartecipi di questo suo racconto e ci impressioniamo di questo, perché quello che noi possiamo ascoltare delle sue parole, leggere dal suo libro, è semplicemente essere spettatori di un'opera fantastica. Forse sì. Sì, e spesso sono andato vagando, seguendo visioni, ecco, ma anche molto umilmente dialogando con persone, ecco, seguendo visioni e insieme facendole vivere, facendole realizzare, come quando per 2 anni abbiamo portato in giro il gorilla quadrumano, l'uomo selvatico, oppure quando per 6 anni sono andato in giro per l'Europa con l'arcangelo Michele legato a una corda, facendo io la parte del diavolo. Ecco, oltrepassando un po' quello che sono anche forse i normali limiti del teatro o dello scrivere, ecco, entrando in un'azione di visioni, inseguendo visioni. E la parola visione è una parola importante, Giuliano Gabbia, perché la visione che lei fa, che ci pone in questo libro, Una signora impressionante, è una visione a volte, spero di non usare parole che non siano corrette, mi perdoni Giuliano Gabbia, a volte persino teologiche, a volte persino antropologiche. Beh sì, ma teologia e antropologia sono parte molto dell'anima. Unite. Il dialogo con gli dèi è un dialogo con le figure dell'anima. Noi abbiamo disseminato la storia umana di divinità, no? Di proiezioni della nostra mente, e il dialogo è sempre con queste figure che sono lì, emergono, formato di continue epifanie,
il giorno e la notte sono disseminati di teologie, cioè di dialoghi con queste forme di che cosa? Sono forme con cui la mente nel tempo ha cercato di darsi risposte, di darsi rassicurazioni, di vedere semi di sapienza. Sono immaginazioni, ma sono lì, sono dentro di noi, le ritroviamo continuamente, ci vengono tramandate. Qualunque sentiero di pensiero di qualunque popolo, di qualunque etnia, è colmo di queste figure. E antropologia è stare dentro l'uomo, no? Antropologia è cercare di capire chi siamo e chi sono queste apparizioni continue che abbiamo davanti, queste inquietanti apparizioni che rispondono ai nostri desideri. Giuliano Scabbia, lei in che modo si sente un po' Tiresia? È il capo della poesia. E lui viene su e sa. C'è un poema che si chiama Quattro visioni, che ho scritto alcuni anni fa. Quattro visioni, quattro voli col poeta Blake. Nel secondo volo, mentre arriviamo volando in Francia, appollaiati sulla Torre Eiffel, ci aspettano tutti i poeti di Francia. A un certo punto, dall'interno della torre sale Tiresia e parla in lingua sciamanica. Ma è lui alla chiave, essendo uomo e donna, essendo vivo e morto, alla chiave per oltrepassare continuamente i generi e le presenze ed essere nel tempo passato, nel tempo futuro. Direi che un vero poeta è sempre un po' Tiresia, ha una sua sapienza anche e può essere consulente di re bizzarri o pericolosi come Pente o Atebe. Mi piace ricordare, Giuliano Scabbia, una risposta che lei ha dato in un'intervista dove diceva che, se ricordo bene, le piace recitare per l'acqua dei torrenti, per i sassi, per le case fatte dagli amici muratori, per il vento, per le persone care e per quelle che incontra, ecco, a piena voce. E per tutti gli altri cosa conta la poesia? Come ha detto, scusi. E per tutti gli altri che non sono compresi in questo elenco, che cosa conta la poesia? Ma la poesia però entra dovunque. Quando un muro è fatto bene, con sapienza, è una poesia un muro. Quel muro è per tutti. Chi si trova davanti a quel muro lo vive, lo capisce, lo sente. Ecco, questa presenza dell'esser fatto bene, del bene buono, Kaloska e Agathos, questo essere ben fatto e mettere sulla strada degli uomini, di tutti gli uomini, la poesia. Quindi quei muratori, amici, quelle persone sono un po' quelli che ho incontrato, ma poi tutti gli altri ci sono, insomma, ci sono, nessuno è escluso da questo dialogo, a meno che non sia proprio sordo, che proprio, però credo che in questo stare ci siano tutti un po', da quelli che ho incontrato in manicomio, che sembravano incapaci di parlare, che invece parlavano profondamente, a quelli che si incontrano per strada. Ecco, non c'è un qualcosa di elite, è qualche cosa che riguarda
l'artigianalità della vita. Anche perché lei, Giuliano Scabbia, parla all'inizio del libro proprio della umiltà della poesia, e quindi credo, proprio andando al valore primigenio di questa parola, umiltà come humus, come terra, e quindi da lì tutti quanti discendiamo. Ma non c'è solamente poesia nel suo libro, c'è molto, un libro prismatico. Ecco, il teatro, se la poesia lei l'ha definita umile, il teatro, lei dice, ma il teatro... Adesso devo andare a riprendere la sottolineatura, perché non vorrei dire cose... eccolo qua, la pagina sottolineata, le righe sottolineate. Ecco, lei scrive, Giuliano Scabbia, non si sa chi è il teatro. È fuori dalle riviste, fuori dalle cattedre, fuori dal nostro progettare. È una bestia vivente che non si sa chi sarà, ma è il suo bello che non si sa chi sarà. Ecco. Questo è il bello del teatro, che è una cosa che forse è indefinibile, indecifrabile. Sì, perché è la manifestazione del logos, per me, di questo, della parte vivente del linguaggio, quando si trasferisce in qualcos'altro, si manifesta come altro, no? Il teatro è l'apparizione, il logos, quello di San Giovanni, per dire, appena è detto, è una scena teatrale, no? In principio era il logos, no? E che si incarna, ecco, tutta questa didascalia è una scena teatrale, ecco. E lì si manifesta in quella maniera, ma in altre forme come sarà il teatro? È un vivente. D'altra parte, Peter Brook a un certo punto ha parlato molto bene di teatro morto, no? Quasi tutto il teatro stesso è morto. Il vivente è quel qualche cosa che lo fa rivivere. Che cosa sia? È un attimo, l'attimo dell'apparizione, il Dio che appare, ecco la scena, Hermes che appare, ecco il teatro. La visione di qualche cosa è il teatro. E la visione di qualcosa... O io che divento visione per qualcuno. Ecco il teatro. Ecco il teatro e sulla scena... E sulla scena troviamo gli attori. Ci sono due pagine, credo, straordinarie a proposito della figura dell'attore. Quando Giuliano Scabbia scrive tre questioni sull'attore. Offrirsi... E poi si chiede chi è l'offrirsi, poi il dono, attore che si offre per accompagnare dove, oltre la soglia. Chi è la soglia? Ecco, su questa parola soglia mi viene in mente un libro del poeta Yves Bonfoy, Nell'insidia della soglia. Ecco, la soglia porta sempre un'insidia, ma la soglia bisogna valicarla, perché altrimenti il pubblico non si incontra, Giuliano Scabbia. E la soglia è il vero sipario, no? Il sipario di stoffa è in fondo il simbolo di quello che è l'atto dell'attraversamento. Io attraverso e sono nel teatro dell'immaginario. Ecco il teatro, mi reco nel mondo accanto, vado oltre il sipario, faccio un passo, faccio come se, e trovo questo mondo infinitamente ricco, no? L'inconscio, la costellazione di tutte le immagini create dalla nostra mente, mi trasferisco, ecco. La soglia mi ha dato il mistero, mi ha dato il teatro, che non so chi sia a quel punto, perché mi trasferisco in qualcosa che non so, che sto esplorando. In questo libro ci sono veramente degli stupori inaspettati ogni volta che si volta ogni volta che si sfoglia il libro, si gira pagina. Ma c'è un inatteso fra tutti, e su questo vorrei anche sollecitare il nostro ospite a raccontarci, seppure nella brevità di questa conversazione, il dialogo con Kublai Khan sulle infinite città invisibili. Ecco, questo è stato veramente
un'altra cosa, utilizziamo la parola del titolo, impressionante Giuliano Scabbia. Quello lì è qualche cosa che mi sfugge addirittura, quel dialogo. Il dialogo con Kublai Khan è questo dell'orizzonte, no? Andare oltre, e non si sa mai dove si è arrivati. Vediamo se trovo la pagina. A pagina 134, credo. Aspetti un attimo che gliela trovo. 134? No, 134 ero... Eccolo qua. Ah, l'ha trovato, è stato più veloce lei. Eccolo qua. Caro Kublai, cosa c'è prima del mormorio? Non puoi dirmi che non c'è niente. Non puoi dirmi che non c'è niente perché c'è l'infinito. Gli infiniti numeri, ci sarà, non si sa cosa. Noi siamo pronti ad andare oltre il mormorio per vedere cosa c'è. Non dovremmo, perché è mistero, sicuramente torneremo senza sapere niente. Ecco, il mormorio da cui avrebbe inizio l'universo, no? Questo fruscio degli atomi primari. L'orizzonte non è qualcosa che sta solo fuori, sta dentro e fuori, verso il dentro non hai mai finito di andare, non sai come sei fatto. E questo verso il dentro di te è il primo orizzonte. Ecco, questo è l'inquietante andare, ecco, che non finisce mai di avere orizzonti, orizzonte interno. Da parte, tantissimi anni fa mi ero dato questa definizione del teatro: è un andare verso l'interno di sé e verso il mondo, no? Ricerca verso l'interno di sé e verso il mondo. Ma la poesia è anche questo: ricerca verso l'interno di sé e verso il mondo. Però Giuliano Scabbia, poche pagine più in là, dopo questo dialogo con Kublai Khan, lei si pone e pone a noi lettori una domanda fondamentale: cos'altro c'è da fare se non costruire il paradiso terrestre? E il sottotitolo è A proposito delle desolate periferie. Lei aveva un sogno negli anni 60 e per l'appunto cercare di costruire questo paradiso terrestre, ma non partendo dal centro delle città, ma partendo dalle periferie. E lei si chiede: ma se fanno periferie così, dove hanno messo l'anima? Ecco, lo chiedo a lei. In quelle periferie, dov'è l'anima? Ma questo momento del paradiso è un momento, no? Allora, costruire insieme dei momenti di stare bene, no? Di stare bene, di comunità, di essere insieme. Di essere per uno come due innamorati, no? come gli innamorati, come gli amici, come, ecco, costruire insieme. Mi proponevo, andando nei quartieri di periferia dove tutti immigrati di varie parti d'Italia, come costruire insieme una comunità fra tanti che non si conoscevano, che parlavano dialetti diversi. Ma vedere di costruire insieme, darsi insieme delle storie comuni, dei motivi per stare bene insieme. Ecco, questo paradossalmente costruire il paradiso terrestre dentro l'università, dentro un corso universitario. Piano piano cercare insieme e arrivare. Adesso sto lavorando da tempo a raccontare gli anni che ho passato facendo ricerca dentro l'università, al DAMS, a Bologna, e si chiamerà Scala e Sentiero verso il Paradiso. È un paradosso, chiaramente, no? Ma è cercare il motivo per cui
con dei fratelli uomini che spesso sono feroci, siamo belve, siamo animali pericolosi. Paradossalmente proporre questo antico sogno di una cosa che mai è esistita come il paradiso terrestre, no? Se l'abbiamo sognato, vuol dire che dentro di noi c'è il desiderio. Allora questo desiderio è un'azione teatrale. È un teatro da costruire. È un teatro da costruire, questa forse è anche la nostra missione, che possiamo comprendere molto bene leggendo il libro di Giuliano Scabbia, Una signora impressionante. Ma questo libro, signora a parte, lei lo chiude con queste parole: questo e molto altro ci ha insegnato viaggiare con Dioniso per 4 anni. Dioniso, il capo del teatro e della poesia, un signore impressionante. Eh sì, ho voluto chiudere col maschile il fratello della poesia, la signora impressionante, perché Dioniso e Orfeo sono due forme della stessa figura, due maschere dello stesso essere, cioè la poesia, cioè il tremito profondo del logos, della lingua vivente, ecco. Della lingua vivente, lingua che è anche nel canto degli uccelli, nel grido degli animali, ecco, la lingua vivente è il manifestarsi della vita nella sua forma di suono, di silenzio, di tensione, di tremito, di emersione di ciò che sarà. Il seme che sboccia, ecco, questa è la poesia, il seme che sboccia. E con questa immagine del seme che sboccia, per farci vedere e sentire la poesia, noi, prima di salutare Giuliano Scabbia, le chiediamo qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni. Ma devo dire che ho ripreso in mano, dopo tantissime volte di averlo preso, è la Divina Commedia, che leggo di seguito come se fosse un romanzo di cavalleria, senza fermarmi mai, sapete, di seguito, camminando con Dante nel mezzo del cammin. Il tema è proprio il camminare, bisogna leggerlo in continuità, senza fermarsi, ed è, adesso sono a metà del Purgatorio, fra 2 giorni arriva in paradiso. E allora, siccome Giuliano Scabbia, qui nel posto delle parole, questo appuntamento dedicato ai libri, ma non solo, raccontiamo di libri, ma il posto delle parole racconta anche di quello che è, di quello che si respira nella realtà. E quindi questo tempo sospeso che tutti quanti stiamo vivendo, lei come lo vive e che impressione le fa, utilizzando la parola impressionante, che impressione le fa questo tempo sospeso? Beh, intanto sono in attesa delle impressioni, poi sono stupito che una civiltà così potente, così ricca come la nostra, sia messa in crisi da qualcosa che non si vede, una cosa invisibile, e mi dice quanto siamo fragili in fondo. E poi mi sembra che questo momento in cui si vede quanto è importante il corpo, non le macchine, non i capitali, non il corpo, il povero corpo, il ricco corpo che noi siamo, mi sembra il trionfo del teatro, che il teatro è il corpo. E senza il corpo non c'è il teatro, e solo attraverso il corpo si manifesta il tremito della poesia, non attraverso i computer, attraverso i robot, attraverso il corpo, l'umile corpo nostro. Ecco, queste due osservazioni mi viene di fare. E in che modo in questi giorni lei si accorge che c'è un tremito della poesia?
basta ascoltare il silenzio e lei parla e lei c'è nel silenzio, nell'attesa, nella paura, nello sbalordimento, nella perplessità, nel prendere la distanza, nel girare mascherati. La poesia è là che ci guida, secondo me, ci guida. Ci guida forse anche a essere più umili, meno tracotanti. Homo sapiens, l'ha tradotto Stefano Mancuso, lo studioso delle piante, con l'uomo presuntuoso. Ecco, bisogna che cerchiamo di essere umili, come a volte l'ha saputo fare la poesia. E lei così bene l'ha descritta, come dicevamo poco fa in apertura di conversazione, l'umiltà della poesia. Grazie davvero Giuliano Scabbia per il tempo che ci ha dedicato qui nel Posto delle Parole. Spero sia stato bene. Grazie a voi per la bellissima conversazione. Grazie. Buona serata.